Ciao ragazze e ciao ragazze, eccoci sul nostro secondo canale YouTube, Second Channel. Oggi faremo insieme a Paquito la pasta sfoglia alla Paquito, cioè super light, fit, senza burro. L'avete vista la pasta sfoglia nel menù che abbiamo fatto al compleanno di mia sorella, che mio padre ha preparato, tipo una torta salata dolce con la pasta sfoglia, super light, buonissima ragazze, senza burro. Ebbene sì, veramente stupendo, buonissimo. Quindi ora raggiungo Paquito in cucina e prepareremo insieme la pasta sfoglia. Sfoglia light, finalmente ce l'abbiamo fatta, grande richiesta vostra, vi facciamo il video, vi accontentiamo sempre ragazze, mettete un pollice in su se vi piacciono i video con Paquito, yeah! Ciao! Ciao, ciao da Paquito, cosa ci prepari oggi? La pasta sfoglia dietetica. Wow, bellissima! Cioè, nel senso che senza grassi, senza burro, solo con un pochino di olio. Perfetto, dai, iniziamo, allora, cosa dobbiamo fare? Prendiamo la farina. Che farina è questa? Questa è farina zero. E la setacciate, mi raccomando, setacciatela. Poi ci aggiungete lo yogurt magro greco, vedete? Questo è quello che usiamo noi al mattina. Lo yogurt greco, zero grassi. Zero grassi. Zero zuccheri, wow. Quindi super light questa pasta sfoglia. Ma poi che cosa fai dopo? Una pizza, un dolce, un rustico? Un bel dolce. Questo si può usare sia dolce che salato. Ok, potete fare quello che volete, sia dolce che salato. Noi la usiamo per salato. Fare una torta salata. Una torta salata buonissima, tipo rustico. Tipo rustico. Ora che metti invece un del burro? Un po' di olio di girasole. Ok, olio di girasole invece del burro. Adesso mischiamo, lo facciamo. Se non si riesce a compattare, significa che ci vuole un po' d'acqua. Ci mette, perché dipende dal tipo di farina. Ok. La farina a volte assorbe un po' d'acqua in più, a volte un po' di meno. A lezione da Paquito. Scusa Nancy, mi prendo un po' d'acqua. Ok. Aggiungiamo un po' d'acqua. E adesso si deve impastare un po'. Con le mani. Con le mani. Subito si compatta però. Sì, ma questa è velocissima. No. Facciamo la stessa operazione che si fa per la pasta sfoglia normale dopo. Mi raccomando, quando aggiungete quell'acqua, non esagerate. Altrimenti viene molla. Viene molla. Deve avere questa compattezza, guardate. Vedete? Ma lavorandolo un po' quella si fa bella liscia. Liscia e soda. Liscia e soda, pure la pasta deve essere liscia e soda, come la pelle. Perfetta. Vedete come sta venendo bello, Anna? Stendiamola. Ok. Adesso facciamo l'operazione, questa si fa pure con la normale pasta sfoglia. Vedete come la sto facendo io, lunga? Così dovete fare pure voi, guardate. Un rettangolo. Un rettangolo, vabbè. La chiudete come un libro. Come un libro, mamma mia, che precisione geometrica. La chiudiamo. Così. Così. Bello, un pacchetto. E così. E la mettiamo in frigo. Ah, così. Questa operazione va fatta altre due volte. L'intervallo tra una volta e l'altra sono 20 minuti. Tra 20 minuti lo facciamo. Poi mettiamo in frigo una torta, tra 20 minuti lo rifacciamo e poi è pronta per l'esercizio. Quindi due volte si deve mettere in frigo? Sì, due volte in frigo. L'operazione si fa tre volte, no, perché già abbiamo fatto una volta adesso. Una, la metti in frigo per 20 minuti, poi la riprendi, poi la rimetti in frigo per 20 minuti e poi la riprendi. E poi basta. Oh, la metti poi nella pellicola, ok. Nella pellicola, se no si secca. E ora deve stare in frigo per 20 minuti. Vero, perché sembra proprio già una pasta sfoglia, la forma così. Poi dopo si fa pasta sfoglia, non è? Mamma mia. Allora che facciamo? No, no, casca le cose serie. Mo dopo, quando la stendete, guardate, la prendete così e la stendete così di lungo. La fate diventare un rettangolo lungo. E poi dopo la pacchetta. E poi in frigo. Poi altri 20 minuti, un'altra volta, in frigo. Alla fine è pronta. Oh, okay. La mettiamo in frigo. Ciao. 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 Allora, sono passati 20 minuti. Sì. Stendiamolo un po' un'altra volta. Ecco qua il nostro panetto. Guardate com'è bello questo panetto. Uvani. Ecco qua.
Questa pasta sfoglia va bene per i voulevan o comunque cose salate, tipo rustici, pizze, e anche per i dolci, ad esempio la torta mille foglie. Brava, che a me piace tantissimo. Non la mangio perché è piena di burro o di margarina. E però con questa pasta si può fare una torta mille foglie buona, dai. Volevo far notare, guardate, che dal lato largo adesso la fate diventare lunga. Ah, ok, era quadrato, adesso dovrà diventare lungo rettangolare. Lungo, vedete? Questa operazione quante volte la dobbiamo fare? Tre volte. Questa è la seconda volta. Questa è la seconda. Non la sentite sulla tovaglia? È logico che ci vuole il tagliere. Ci vuole un tagliere, una cosa di formica, di marmo. Uno, due e tre. È chiusa! Wow. Perfetto. Guarda come diventa sempre più liscia e soda. Sempre più la pasta sfoglia liscia, liscia e soda. La rimettiamo in frigo. Pellicola in frigo per altri 20 minuti. Ciao! La metti in frigo? Vai, via. A dopo. Ciao. Ciao. L'ultima volta. Ecco qua. Terza ed ultima volta. Facciamo questo passaggio. Stendiamo di nuovo. Ecco. Questa è l'ultima volta. La terza volta l'abbiamo presa dal frigo. È stato quindi 40 minuti in totale. In totale 40 minuti. E ora dobbiamo fare di nuovo il rettangolo e poi è pronta per essere fatta. La mettiamo in frigo e poi la usi quando vuoi. Ok, la mettiamo anche in frigo. Anche il giorno dopo, quando vuoi. Ok, si può utilizzare per qualsiasi cosa, pizze, dolci, quello che volete. Grazie. E la nostra pasta sfoglia è fatta. Facile, facile. Stendetela quando più è possibile, vengono le sfoglie, vengono più sottili. Vengono in sottiletto. No, era bello sfoglioso a mille foglie, veramente bello. Più la stendete per bene, vedete che man mano però non si riesce a fare il rettangolo, si fa un quadrato. Infatti. Non fa niente. Voi potete fare pure così, guarda. Basta che non è che la compattate, fate una palla e poi la stendete, no. Piano piano. Sempre così. Guarda com'è bella, c'è bella, compatta. Allora, pieghiamo. Pieghiamo, pieghiamo. Adesso la mettete in frigo e quando la volete usare la usate. Ed è fatta la nostra pasta sfoglia per dolci, pizze, salate, quello che volete. Brava. Cosa si può fare? Dici tutte le cose, allora, si può fare con la pasta sfoglia. I dolci, mille foglie, il dolce tipico, no? La torta mille foglie. I voulevan con la crema e una piccola ciliegina sopra. Oppure voulevan salati. Oppure con le cose salumerie. Con una crema di formaggio. Ah, buone. I salumi. I salumi, bravo. Oppure la torta rustica. Torta rustica. Pizza. Noi infatti vogliamo fare un altro video in cui vi mostreremo proprio una torta rustica ricotta e spinaci che già avete visto al compleanno di mia sorella che abbiamo fatto e vogliamo rifare. Se volete facciamo il video, lasciateci tanti like, Paquito. Sì, tanti like, se non facciamo. No, facciamo, basta, finisce qua. Poi me la vedete voi. Bravo. Se volete vedere come si fa la pizza rustica, allora ve la facciamo. Oppure chiedete quelle che volete essere fatte. Ma noi la cosa più bella è quella pizza rustica, ricotta e spinaci che facciamo l'altra volta. Ok. Con questa pasta. Ciao! Ciao a tutti! Like!